Giulio Magnani, uno dei fondatori del comitato direttivo 477, finalmente è iniziato il tesseramento. Sì, finalmente, dopo diversi mesi in cui abbiamo dovuto procrastinare le operazioni di tesseramento, siamo riusciti a mettere su tutta la procedura burocratica, amministrativa, diciamo coerente con la normativa, che è abbastanza severa in proposito, e abbiamo messo in piedi tutto quanto il sistema informatico per il tesseramento. Attualmente abbiamo cominciato presso qui la fiera di IT, proseguiremo anche sul nostro nuovo sito internet, che è in linea da meno di una settimana, e presso le armerie e i poligoni che collaborano con noi e che diciamo in questo momento stanno venendo edotti sulle procedure e gli stanno venendo forniti tutti gli strumenti informatici per poter portare avanti le operazioni. Benissimo, e una domanda che tutti gli appassionati vorrebbero farti: hai qualche novità su questa famigerata direttiva europea sulle armi da fuoco? Beh, per il momento l'esito del cosiddetto trilogo è conosciuto da tutti quanti. A parer nostro la situazione non si può definire positiva, se non altro è migliorata, nettamente migliorata rispetto alla prima proposta della Commissione europea. Ora aspettiamo di capire che cosa succederà con l'approvazione da parte del Parlamento europeo, vedere se ci sono dei margini di emendabilità o se questo comporta dei rischi ulteriori che potrebbero riportare indietro la situazione. E collaboriamo con le altre associazioni per cercare di fare il lavoro migliore, e con Firearms United e le altre. Benissimo, non possiamo lasciarci dicendo a tutti i nostri appassionati di tesserarsi, perché più siamo meglio è. Beh, ovviamente sì, io invito chiunque voglia collaborare a portare avanti la difesa dei propri diritti, dei propri legittimi interessi, a unirsi a un'associazione che al momento sta diventando sempre più rappresentativa e sempre più bene accetta, sia nei rapporti con le altre associazioni preesistenti che nell'ambito dell'amministrazione.